colazione. Ciao. Oh, sì, buongiorno, non guarda, scusa, mi sono andata a comprare una cosa, cioè a fare una cosa, vabbè, poi ti spiego. Un minuto e vengo da te, eh. Bravo, Orlando, bravissimo. Ma, sono Nunzio, lo vedo, un gruppo di splendido. Ci sono andata. No, mi ha detto che se non sapessi l'avevo messa, ci avevo camminato e non me l'ha cagnata perché le ho sformate, sto caffone. E me ne ha cercata da una tua parte, ma che va a fare? E mo subito mi dico che non c'era una sistemata. Ma attenta, a tu siamo pulisci da tutti. Ho una scarpa non ne può terra assistente. E ho tu come sei sciolto tutto cosa, mi pare un piede rotto, mi faccio tristezza sulla me, stessa io. Non si ha tutto bene? Ah, che figura di merda, siamo come messo tutto. Io proprio oggi volevo essere un po' più carina, ma da c'è un bello. Nunzia, rispondimi! Piede, tutto bene! Dai, non dire bugie, ti ho sentito urlare, poi ti trema la voce, vieni fuori, dai! Romante, ma aspetta il mio destino, devo staccare ogni comunicazione, sto un po' cesso, ma la già fa! Ciao, ciao! Piede, guarda qua! Qui, mi dispiace. Mi sento responsabile, mi dispiace tanto. Ma c'è capito, tu senti responsabile perché non eri water assistant. Non ho capito che hai detto. Ma no, mi sento responsabile per quello che è successo con mio fratello, mi dispiace tanto. No, ma perché? Perché vi ho costretti io ad uscire a frequentarvi e adesso che ti ha lasciato tu stai soffrendo. Ma no, Pietro non soffre, che in pratica sta... Non ce la fai bene. Fai bene non dargli soddisfazione. E fai bene raccontarlo così anche a te stessa. Sappi solo che io sono qua per te. Vuoi parlare? Parliamo. Ma che ti tengo stretta? Stiamo zitti. Ti tengo stretta. Oppure vuoi sfogarti perché così poi dopo stai meglio. Sfogati. Puoi chiedermi quello che vuoi. Non mi va di vederti così, non te lo vedi. Se vuoi possiamo restare anche un po' così prima di cominciare a lavorare. Ma no, hai ragione, tu li soffri. Soffro assai, abbraccio. Ti sto abbracciando. Ma non smettere, già mi sento un po' meglio. Anzi, se non ti ha di troppo disturbo, possiamo senza sempre smettere di abbracciarmi, possiamo andare su quel divanetto là. Non facciamo lo stacco, così siamo più comodi, mi consoli meglio. Va bene. Oh, meglio così? Un po'. Ho visto che hai mangiato tutto. Solitamente quando uno mangia dopo una delusione vuol dire che sta meglio. Pietro, hai soffatto così? A me per non mi fa mangiare, ci come minimo uno tsunami. Sai, non la bocca dello stomaco, non lo sa più. Comunque, grazie per tutto quello che stai facendo per me. Ma dai, io non sto facendo niente. No, ma non mai. Tu mi tieni stretto, voi a così. Quando hai comprato il pollo, queste già sono un sacco di cose. Non sia. Quando può essere già la verità. Sta abbracciata a te, proprio bella. Oh no, perché tu sei capre che mamma che tiene un bollo, una stufa, oi. Nunzia! Sì? No, è che... Che cosa? Niente. Io mi sento solo assai. Sì. Però già dice la verità, già mi sento meglio perché mi sembra che mi sta passando tutto coso. Aspetta. Che stiamo facendo? Io stiamo facendo quello che dobbiamo fare dall'inizio, se andiamo già a San Merito. Ragazzi, va benissimo, senti.